Un saluto a tutto il popolo Nalini e a tutto il popolo GD Live, GD Speaker. Oggi, come avete oramai vedete dal logo sulla pressione, siamo collegati veramente in casa Nalini. Casa Nalini, oramai un'azienda che il prossimo anno, signori e signori, andrà a compiere 50 anni di attività. Si parla di mezzo secolo. Ma oggi non siamo sicuramente qui a dare un contributo tecnico e parlare troppo sullo specifico, ma andremo veramente a creare quello che è un po' la storia anche degli anni, andare a parlare di ciclismo con il cuore. Attenzione, veramente saranno argomenti che possono essere, devono essere vicini giustamente al ciclismo che conta, ma anche quello amatoriale. Quello l'importanza veramente, ripeto, di Tanalini, ripeto, che il prossimo anno andrà a festeggiare, e lo risottolineo, 50 anni di attività. Subito io vorrei, dalla regia, se mi fanno proprio fare l'ingresso al primo ospite. Infatti ci sarà proprio lui, è proprio il nostro Guido Rubino, che è il nostro fotografo, attenzione, è anche giornalista, perché insieme a lui proprio il portale cyclingside.it. A te, eccolo qui, infatti, Guido Rubino. Ciao Daniel, buongiorno a tutti, eccoci qua, pronti a farci una bella Guido, chiacchierata a bordo strada. io ho detto sull'apertura non si vorrà andare dal punto di vista troppo tecnico, troppo pesante, ma vogliamo veramente parlare con il cuore. Veramente io ti lascio proprio lo scettro, proprio la parola per andare a introdurre il nostro ospite, ma quando si parla di ospiti così, chapeau a te, Guido Romino. Vabbè, guardate, qui l'ospite di oggi è uno che, se vogliamo andare a vedere il palmarès delle vittorie, qui ne abbiamo veramente, non sappiamo da dove cominciare. È un campione olimpico, oggi campione italiano, attualmente campione europeo, Elia Viviani. E dalla regia chiede veramente l'ingresso. Eccolo, benvenuto Elia, ben arrivato. Ciao a tutti, ciao Daniel, ciao Guido, Ciao mi Elia. fa prima di tutto piacere di essere qui. Rispondo sempre presente alla chiamata degli amici oramai di lunga data di Nalini, e quindi siamo qua per passare un po' di tempo insieme a rispondere a qualche domanda dei tifosi che ci sono sempre e a parlare, come tutte, non troppo del tecnico, ma col cuore, di quelle cose in cui magari nelle interviste non si parla, o comunque di come stiamo passando questo periodo che comunque è strano e difficile per tutti. Infatti hai proprio centrato proprio il segno, Elia. Io vorrei subito partirti con una domanda importante. Come si affrontano questi momenti? Perché nel tuo cammino sicuramente hai fatto tanta strada, hai passato veramente tante difficoltà, ma io credo un'esperienza come questa sia la prima volta anche per te. Un campione, cosa pensa e psicologicamente come lo affronta? Ah, è un periodo strano, no? Perché comunque quando penso a quando un ciclista sta fuori tanto dalle corse, dagli allenamenti, o comunque si allena in casa, e quando magari ci può essere un infortunio, quindi come dici te, tante difficoltà le abbiamo passate, ma è un qualcosa di nuovo perché per 2 mesi bisogna allenarsi all'interno, bisogna comunque tenersi in forma perché siamo nel pieno della stagione, appena si riparte si ripartirà a mille, quindi devo dire che è un periodo da affrontare genericamente con ottimismo, perché comunque non possiamo piangerci addosso, non possiamo stare in casa a pensare solo quanto durerà questa cosa, perché sennò diventa tutto più brutto. Per quanto mi riguarda, da ciclista che trascorro tantissimo tempo lontano dalla mia famiglia, sicuramente questa è l'occasione di stare con Elena, di stare con i familiari e passare del tempo insieme. Poi è ovvio che quando si riparte, si ripartirà, come ho detto prima, ancora più determinati e con più voglia di sempre. Quindi il mio punto di riferimento, comunque, è il fatto di provare a restare ottimisti e a sorridere a queste giornate, perché comunque la prima cosa è cercare di stare lontani da questo virus, e per chi ce l'ha di non abbattersi, perché comunque abbiamo visto che è un virus che si può battere, quindi di essere determinati in questo, ecco. Certo, senti Lia, com'è la tua giornata? Quanto tempo passi ad allenarti? Fai solo rulli? Fai anche altro? Ma come prima cosa ho cercato di accorciare le giornate, quindi le giornate cominciano tardi, quindi con una sveglia che normalmente per una situazione normale è tra le 7:30 e le 8, invece andiamo a spostarla anche 9, 9:30.
Questo vuol dire che in bici la prima rullata si può fare intorno alle 11, così mezzogiorno, proprio da ritardare proprio tutta la giornata, accorciarla, cercare di arrivare a sera velocemente, perché sennò i periodi morti sono quelli più pesanti da passare. Quindi, seppur in casa abbiamo fatto con Elena un programma per farcela passare, quindi noi già la sera prima sappiamo che okay, domani dobbiamo fare questo, questo, questo. Quindi cominciamo con degli esercizi a corpo libero al mattino, a volte prima di colazione, a volte dopo colazione, che sono un circuito nel garage che abbiamo fatto tra balzi, addominali, dorsali, con quei pochi strumenti che abbiamo in casa. Poi una bella colazione con calma, senza nessuna fretta, ed è questa la parte che probabilmente poi ci mancherà quando ripartiremo, la calma che si ha nell'affrontare le cose senza avere una scadenza di dover essere pronti. Certo. Poi una rullata che vanno dal minimo di un'ora a massimo di 3 ore. Non ho mai fatto più di 3 ore di rulling, perché il rullo c'è da dire che non è allenarsi su strada, però è molto qualitativo, nel senso che tu sali sul rullo, non hai il momento in cui pedalicchi e ti guardi il paesaggio. Quando sali sui rulli è un lavoro continuo, la pedalata è sempre continua, non si smette mai di pedalare. Comunque sono poche ore, ma di qualità. Poche volte ho fatto la doppia sessione, perché comunque preferisco farla magari facendo palestra il pomeriggio, quindi con degli squat. Ho la fortuna di avere la pressa, di avere la leg extension, quindi di avere un garage abbastanza organizzato. Però se faccio doppia sessione, perché faccio bici e poi palestra, ecco. Quindi le giornate le passo così. In totale, per i più esperti, faccio dalle 10 alle 13 ore a settimana di rulli massimo, quindi siamo più o Ecco, meno intorno alla metà, della quantitativo della strada, tra virgolette. certo. Beh, il rullo è anche più, come dicevi, intenso rispetto alla Sì, strada. sì, sì. Ma leggevo una cosa dove tu dicevi che alla fine i rulli non ti piace tanto allenarti sui rulli. Quindi, cosa fai quando sei sui rulli? Ti alleni con un programma, segui i vari simulatori virtuali oppure guardi un film, fai come ti programmi? Saranno anche Ah, diverse cioè per diverse sedute. il nostro, sì, assolutamente. Il nostro team ha una collaborazione con Zwift, che è comunque la piattaforma più in voga in questo momento, e comunque lo utilizzo quasi tutti i giorni, ma più che altro nelle giornate in cui magari proviamo a fare un allenamento generico, e quindi ci troviamo con i miei compagni, che può essere mio fratello Attilio, con Sabatini, con Sonny, con dei dilettanti. Quindi per farcela passare un po', ci facciamo una videochiamata, si chiacchiera del più del meno, e in più facciamo quei 3 ore di allenamento con delle salite lunghe. C'è la possibilità, insomma, di usare questi smart trainer per riuscire a fare delle ride simili a quelle su strada. Poi invece le altre giornate sono quelle di un'ora, dove magari metto la musica nelle orecchie e faccio i miei lavori specifici, e quindi la posso alternare così. Con i film sì, però cioè, mi piace, ma soprattutto, come ho detto prima, nelle giornate in cui devo solo fare una rullata e non sono concentrato su altro, ecco, perché sennò non sarei né concentrato sul film né in quello che devo fare. Quindi cerco di alternare queste cose. Il film li tengo magari per il pomeriggio barra sera, quando magari ci mettiamo con Elena sul divano e ci facciamo passare il Certo. pomeriggio. Guarda Lia, c'è proprio una domanda proprio di Alessandra Agostini, che è la responsabile commerciale estero per quanto riguarda Nalini, che conoscerai bene, e ti domanda Lia, il ciclismo è stare all'aperto, quanto manca questo aspetto? E questo aspetto è indice in meglio nella resa dell'atleta? Cioè, qui è un mix tra psiche e fisica, no? Un po' quello che si diceva. Sì, penso che manca stare all'aperto non solo da atleta, come persona normale. Cioè, se devo parlare dell'allenamento, ok, l'allenamento so che è un sacrificio, devo salire sul rullo, faccio il mio allenamento, e ok. Mi manca il pomeriggio, dopo aver bevuto un caffè dopo pranzo, non poter mettere il naso fuori dalla porta, quindi, o comunque poterlo fare solo per andare al supermercato e con la mascherina, e quindi non fare la camminata, non fare. Cioè, comincia a mancarmi più questo che il fatto di dire voglio allenarmi fuori. Dall'altra parte è ovvio che se mi chiedono la prima cosa che farai quando ci daranno il via, questa sarà sicuramente prendere la mia bici, fare 6 ore, fare salite, anche se sono un velocista, ma salite, discese, sentire proprio la velocità e l'aria in faccia, ecco. Guarda lì, io avevo fatto un'apertura e avevo fatto un'introduzione di parlare con il cuore, no? Noi sappiamo benissimo che il successo
non è solo talento, il successo è un mix tra il gesto, il talento, la passione, il sacrificio, la sfida, cioè è un mix. Ma il tuo gesto, te, quando Elia era Elia, ma non era conosciuto, te, come hai fatto a avvicinarti al mondo del ciclismo? Anche perché poi la storia Nalini, eri piccolo già, se non sbaglio, la mamma andava da Nalini a prendere le piccole cose, e ora poi che sei Elia campione, si è ritrovato vestito da Nalini, cioè è anche buffa questa cosa, veramente il cuore porta anche a questo. Sì, c'è da dire che la collaborazione con Nalini è nata quando ero un mini ciclista, nel senso che da piccolino, sai, corri in bici, però hai un completino, due completini della squadra, poi nient'altro, quindi è ovvio che il bambino ciclista vuole il completino del professionista e così. E Nalini da sempre ha sempre fatto il kit bambino delle squadre professionistiche, quindi la mamma partiva, andava a prenderci magari per Natale o per il compleanno, così, dei completini, mi ricordo... il completino, credo ce l'ho ancora nell'armadio, la mamma sicuro ce l'ha, della Casinò, che era una squadra di quei tempi, quindi, cioè, quindi questa cosa, questa particolarità ci ha legato fin da bimbo. Poi sono passato professionista con il Team Liquigas, e lì è stata la prima collaborazione, nel senso che il Team Liquigas vestiva Nalini, e quindi per anni, i primi 5 anni da professionista, è sempre stata questo rapporto lavorativo, ma il rapporto che ho con la famiglia, con Mantovani, con la famiglia Nalini, sicuramente è più, va al di là del rapporto lavorativo che abbiamo. Quest'anno ho il piacere di essere tornato a vestire i loro capi, e con una maglia speciale, quella di campione europeo, quindi ho vissuto anche una bellissima giornata proprio all'interno della ditta, a vedere come viene confezionata la mia maglia, come viene prodotta la mia maglia, come viene disegnata la mia maglia, quindi è sempre qualcosa di bello, e quindi è bello vedere il Made in Italy e quello che come vengono prodotte, con la passione che viene prodotto quello che poi va a indossare durante la stagione. Poi io, e ve lo confermeranno Nalini, sono abbastanza puntiglioso e anche un rompiscatole sulle cose, quindi mi piace avere sempre tutto in ordine e i migliori materiali possibili, quindi chi sviluppa le cose per Nalini sicuramente sa questa cosa di quanto pretendo, però credo che sia quello che poi fa la differenza nel mondo professionistico. E poi tu hai italiano tutto quanto quest'anno, la bicicletta, i componenti, le ruote, quindi è un Made in Italy totale, no? Quindi è anche un, sì, bel ritorno. Guarda, se c'è un motivo d'orgoglio del mio... probabilmente passaggio di squadra che pochi si aspettavano, però è proprio il fatto di aver creduto in un progetto nuovo nella Cofidis, in una squadra comunque storica, dove Damiani è stato comunque il mio punto di riferimento di entrata, e lo è adesso all'interno del team, e al primo colloquio col manager Vasseur è proprio stato feeling a prima vista, quindi il gruppo che abbiamo creato all'interno, la squadra che vuole comunque fare questo step nel World Tour, e poi motivo d'orgoglio, come hai detto te, il fatto che tanti brand italiani abbiano risposto, c'è la bici De Rosa, le ruote Fulcrum, tutto con il gruppo Campagnolo, come abbiamo detto Nalini come sponsor tecnico, e Coi Italia per caschi e occhiali, e poi tutto praticamente, e Rea, che anche nel vestiario da riposo è nostro sponsor ed è italiano, quindi questa cosa è motivo d'orgoglio per me, perché vedere che mi sposto da una squadra all'altra e in questa squadra dove arrivo lo sponsor italiano vuole, vede in me comunque, o nella mia squadra ovviamente, un'occasione per, mi fa piacere assolutamente, come non potrebbe. Guarda Elia, c'è proprio un altro commento qua, dove Alessandro Dusi ci domanda: ciao Elia, quando eri ragazzino, a parte non mi ha risposto alla domanda come hai conosciuto la bicicletta, che te la ridomando ora in questo momento, e inseguivi i tuoi sogni, quali erano i tuoi idoli, no? Allora, perché ti sei avvicinato alla bicicletta e chi erano i tuoi idoli del passato? Guarda, può essere tutto nella stessa domanda, nel senso che mi sono avvicinato alla bici all'età di 8 anni, perché facevo calcio come tutti i ragazzini cominciano a fare, ho praticato altri sport prima, il tennis, il pattinaggio anche su rotelle, e questo ragazzo, mio compagno di classe, Enrico, faceva ciclismo, io lo vedevo come un qualcosa di diverso, dicevo ma vorrei provare, ho provato quando avevo 7 anni, e la stagione degli 8 anni, quindi la G3, sono partito, e da lì non ho più mollato, ho continuato a fare ciclismo e calcio,
finché poi sono arrivato a un bivio e ho scelto il ciclismo. Idoli del passato, sicuramente io ho cominciato ancora nel 98, quindi è ovvio che Pantani mi incollava alla TV, cioè se ho continuato a correre in bici perché vedevo Pantani vincere al Giro, andare al Tour, vincere il Tour, quindi così. Poi ovviamente ho capito che no, quando ho cominciato a capire che le salite non facevano per me, ma che avrei dovuto solo far fatica per passarle, è ovvio che ho visto in Cipollini, in Petacchi, in Tom Boonen, dei corridori che mi hanno da sempre ispirato, quindi sono i miei idoli di crescita, via, prima di arrivare a quello che sono diventato, ecco. Senti, tu hai c'è anche un lettore che chiedeva a proposito della programmazione adesso, perché alcuni corridori, Bernal ha detto che ha smesso di andare in bicicletta, c'è qualcuno che sta staccando proprio, ne sta approfittando così. Tu, da quando hai vinto le Olimpiadi, probabilmente avrai già messo nell'obiettivo Tokyo 2020. Avrai programmato tutto quanto, fatto una preparazione quest'inverno in questo senso. Adesso il traguardo si è spostato di un anno. E questa cosa qui è un bene saperlo adesso perché dici ok, mi metto tranquillo e penso già all'anno prossimo, oppure porca miseria, insomma, speravi, ci sei rimasto male, com'è la tua sensazione? No, E se cambierà il posto in assolutamente, campo poi? Chiedeva il dottore. assolutamente è meglio, cioè sono più contento così, nel senso che si stava creando una situazione un po', cioè un'Olimpiade non si può mai affrontare come via al dente, via al dolore, quindi quello che voglio io è arrivare a Tokyo fra un anno ed è bene sapere che sia tra un anno e qualche mese al top della mia condizione, sapendo di aver fatto tutto quello che potevo fare, niente di meno. E giocarmi ancora qualche medaglia olimpica, quindi visto che ci sono anche più di un'occasione, visto il potenziale del quartetto, l'inserimento della Madison e il mio Omnium, è ovvio che assolutamente mi si è tolto veramente un peso da quando si è detto che l'Olimpiade è ufficialmente spostata di un anno, anche perché comunque gli obiettivi non mancano, a ripartire l'obiettivo numero uno da squadra francese ovviamente sarà il Tour. E speriamo assolutamente che vengano recuperate gare come il Giro d'Italia, la Sanremo, la Tirreno Adriatico, le classiche del Belgio, perché secondo me nessuno è contrario a correre anche fino a fine novembre pur di recuperare pur di correre queste gare, perché comunque una stagione senza queste gare monumento, senza queste gare principali è giusto, cioè non sarebbe una stagione uguale alle altre, ecco, quindi cercheremo di recuperare il più possibile, però assolutamente sono contento che le Olimpiadi siano nel 2021 e riprogrammerò tutto come avevo programmato il 2020 per il 2021 senza nessun cambiamento, ecco. Guarda Lia, io ti voglio proprio introdurre con questa saluto che ti fanno, ok? Perché proprio Lorena De Boni dice: Ciao Elia, mi chiamo Ilaria, ok? Ho 11 anni e sei il mio idolo preferito. Allora, qui proprio vi voglio riallacciare a questo commento, perché io poche settimane fa ero proprio in diretta live e si parlava di due aspetti: i giovani, la strada, la pista e il movimento rosa. Io credo che siano quattro elementi da non sottovalutare, bisognerebbe puntarci tantissimo, anche perché te sei con Elena, ok, il movimento rosa là in casa, che cosa veramente questo mix si potrebbe fare per crescere? Allora, intanto un saluto a Ilaria perché credo che per tutti i professionisti essere l'idolo di qualche ragazzino, di qualche ciclista alle prime armi sia motivo d'orgoglio e mi rende felice. Io penso che l'Italia sotto l'aspetto femminile sia uno dei paesi di riferimento perché se penso all'Italia penso solo l'Olanda, è come noi, quindi gli altri paesi vivono molto più di individualità, invece l'Italia, secondo me, con il lavoro del CP Salvoldi, della federazione comandata da Di Rocco e tutto, sta dando molto valore al ciclismo femminile ed è giusto così, perché la verità è che ci ha portato tantissime medaglie negli ultimi anni e negli anni passati. Quindi, secondo me, qualsiasi ragazzina può avere un futuro roseo in Italia, sicuramente. Sotto questo aspetto penso che sia uno dei nostri punti forti. Per quanto riguarda l'attività giovanile, assolutamente sì. Io sono dell'idea che il ciclismo di per sé deve essere visto come uno sport, come tutti gli altri, un'attività fisica che i ragazzini è giusto che facciano da giovani per tenersi in forma, per avere uno spirito di squadra, per avere lo spirito del sacrificio. Quindi
non che sia iniziata solo per chi pensa di diventare un campione. Ovvio che tutti i ragazzini devono sognare di diventare qualcuno, però mi piacerebbe che il ciclismo sia anche preso solo per sport, per divertimento, perché lo è. Ed è uno sport che insegna tantissimo, oltre al sacrificio, come dicevo, ti insegna comunque a organizzarti le giornate, a stare attento a imparare, non so, il codice della strada, a rispettare gli altri sulla strada, a rispettare l'avversario quando succede magari un qualcosa in una gara o comunque o si vince o si perde, insomma, rispettare l'avversario. E poi a rialzarsi, perché come si cade in bicicletta, i ragazzini quando si sbucciano le ginocchia e come mi sono sbucciato io le prime volte che andavo in bici, sicuramente poi è una metafora nella vita che comunque quando succede qualcosa bisogna rialzarsi e ripartire. Quindi lo sport ciclismo secondo me deve essere visto inteso proprio come sport e tutto quello che può dare, non solo a livello competitivo. Per quanto riguarda la multidisciplinarità, anche deve essere secondo me fino a un certo punto la prima categoria. Probabilmente da prendere seriamente la categoria juniores, perché comunque comincia a essere internazionale, un atleta comincia a capire dove può arrivare, ma prima deve essere veramente un divertimento. Divertimento vuol dire che i ragazzini devono prendere la BMX, andare a fare quattro salti con la BMX, andare con la mountain bike fuori strada, così imparano a muoversi nella terra, nei vicoli, così. E ovviamente ciclismo su strada e ciclismo su pista, che hanno tanto da dare. Io penso che più che un giovane prova qualcosa di diverso e tutto può aiutare a diventare un bravo ciclista su strada, perché soprattutto negli ultimi anni stanno vedendo chi me con la pista, ma non è la pista e devo sponsorizzare la pista, perché vediamo Mathieu Van Der Poel, ciclocross, mountain bike, è un super corridore di alta classe su strada, Sagan arriva dalla mountain bike, ci sono tantissimi atleti che veramente fanno più attività e da una portano giovamento nell'altra. Quindi sicuramente questo è un messaggio che deve passare, ecco. Ma anche perché sono poi tutte discipline molto spettacolari anche da vedere in televisione, perché tante volte uno Assolutamente. dice la strada è un po' quella più seguita perché si segue così, ma il ciclocross è spettacolare, abbiamo visto le gare, no? Assolutamente. La pista ancora di più quando succede tutto lì, quindi è facile seguirlo e se è raccontato bene ancora di più, ma insomma è spettacolare da vedere. Senti, una cosa un po' Assolutamente. più... Andiamo un po' più sul lato personale, no? Dicevamo, per un corridore professionista, tante volte quando ci si parla così, rammarico, siete tutti contenti di fare uno sport, un lavoro che vi piace, bello, però il rammarico è che si sta poco a casa. Adesso, da un mesetto a questa parte, è il contrario. Forse non siete mai stati a casa così come in questo. Quando è l'ultima volta che sei stato a casa così tanto? Eri Ah, junior, allievo, ci cos'eri? stavo pensando prima, probabilmente da allievo, perché già da junior con i ritiri della nazionale, con le gare in pista e di qua e di là, già eravamo abbastanza in giro. Penso che quest'anno non potremmo dire che non siamo stati a casa tanto, nel senso che Certo. abbiamo avuto il tempo di recuperare, di ripartire, di allenarci e di vivere proprio a casa nostra. Quindi questo penso che sia il bene anche di questo, c'è sempre un bene in tutti i mali, quindi in questa situazione difficile, strana per tutti, comunque noi ciclisti abbiamo questo punto a favore che passiamo del tempo a casa, cosa che non è tanto normale perché a parte il mese, quelle 4 settimane che fai d'inverno di riposo, che tante volte si decide anche di andare in ferie una settimana, 10 giorni, quindi diventa già meno il tempo, è ovvio che ce lo godiamo assolutamente. Certo. E proviamo comunque un qualcosa di diverso. Io dico, ovvio che se si potesse uscire su strada sarebbe un godersi ancora di più il tutto, però non possiamo voler tutto, quindi godiamoci i mesi a casa e saremo pronti e più vogliosi di ripartire. Per quanto riguarda quello che si diceva prima, che non ho risposto, che tanti ciclisti stanno mollando, non prendono la bici di qua e di là, io ho fatto una settimana di assoluto riposo dopo la Parigi-Nizza e poi ho ripreso gli allenamenti, perché penso che comunque non sia proprio un vero e proprio inverno, perché comunque si ripartirà, dobbiamo essere ottimisti, si ripartirà e voglio farmi trovare pronto quando si riparte, quindi a parte una settimana di recupero, sono già alla terza di allenamento e adesso ce ne saranno altre tre di allenamento indoor e poi potremmo, speriamo, tornare a E pedalare su strada.
Elia, io ti faccio una domanda così simpatica e poi mi riallaccio a un tema importante. Ti dico, ma cucina Elia o cucina Elena? E a questo mi voglio agganciare di dire, l'alimentazione, cosa stai facendo? Stai mangiando qualche chilo di più o meno? Ma allora, diciamo che per l'80% cucina Elena e per il 20% cucino io. No, come dicevo prima, in questi la vita di un atleta normale ovviamente è tutto più accelerato, quindi in questo momento ci stiamo godendo il fatto di farci delle belle colazioni abbondanti. Il pasto meno importante per noi è sempre il pranzo, perché comunque lo facciamo tardi dopo allenamento, così, e poi pensiamo a preparare una bella cena. Quindi alla fine ci stiamo anche dilettando in quello, in fare un qualcosa di diverso e di buono da mangiarci a casa. Quindi stiamo anche crescendo sotto quell'aspetto, quando prima magari si andava forse un po' troppo a mangiare fuori o ordinare qualcosa. Ecco, quindi ci stiamo migliorando tutti e due anche in quello. Per quanto riguarda di una dieta particolare, ti dico, non stia è ovvio che stiamo prendendo qualche chilo. Io penso, non sono salito sulla bilancia, non per paura, ma perché al momento non è importante, ma penso che comunque 3 chiletti comunque sono già saliti. Ce ne sono altre 3 settimane. L'importante per quanto mi riguarda, poi una cosa individuale, è stare all'interno dei 5 kg in più dal peso top, quindi c'è tutto il tempo poi per buttarlo giù. Quindi ovvio che stiamo attenti a non mangiare pesante o comunque tutti i giorni qualcosa al di fuori delle righe, però dall'altra non ci stiamo neanche sinceramente tirando così tanto indietro, perché comunque la verità è che manca ancora tanto alla prossima gara. Senti, siete in una volata, c'è il primo del treno, il penultimo, quello che ti pilota alla fine e poi esci tu. A casa come funziona questa divisione dei compiti? Siete sincronizzati come il treno della volata oppure quello Sì, fanno tutti? diciamo che per organizzarci il treno preferisco fare delle ride con Sabatini e con Sonny, Ecco. però a casa ci gestiamo, ognuno ha i suoi ruoli e cerchiamo di aiutarci a vicenda. Cioè, se io faccio le lavatrici e stendo, Elena prepara da mangiare, e se io a fine pranzo o a fine cena metto tutto in lavastoviglie e sparecchio, lei fa altro. Quindi diciamo che Siete abbiamo organizzati. ognuno il suo, via. Ecco, io non vado mai a invadere il suo e lei non invade il mio, così ci diamo una mano. Elia, non lo faccio vedere a mia moglie questo video perché questa live è perché sei bravissimo. Io non ho fatto nulla di tutto ciò e sicché non glielo faccio vedere. Ma dimmi una cosa: cosa si prova quando si vede il triangolo rosso? Signore e signori, ultimo chilometro. Ecco lì, attenzione: la volata non è gli ultimi 200 metri, ma già inizia da prima. Cosa si prova? Ma lì è il momento di piena concentrazione, dove uno come me a ruota di Sabatini vuole avere tutto sotto controllo, perché è il momento in cui controllo in che posizione siamo, da dove tira il vento, dove sarà la prossima curva, dove sono i miei avversari, se siamo lunghi, se siamo corti. Quindi è proprio il momento topico, e probabilmente l'ultimo chilometro siamo già nel momento in cui non è che puoi cambiare tante cose, perché è quel momento in cui i treni vogliono prendere la testa, vogliono andare davanti. Quindi quel momento di ragionamento parte un po' prima, tra i meno 2 e meno 1,5, e poi lì ormai i giochi sono fatti e seguo i miei uomini. Quindi spero che loro abbiano calcolato tutto bene. Poi il mio momento arriva dove comunque parto, e da lì in poi non penso più a niente, penso solo a guardare la riga, è quello dei 200 metri. Quindi prima devo solo avere. Mi piace avere sotto controllo quello che succede intorno a me, che non è sempre così, perché ovviamente in una volata non è possibile avere tutto sotto controllo, ecco. Senti, se c'è questa cosa che si dice che un corridore, un velocista, sa sempre se ha vinto o ha perso. Magari noi È vero. dobbiamo aspettare il photo finish perché non si capisce nel rallenti, poi il photo finish pure non è chiaro. Tu sei mai stato ingannato da questa cosa? Ti sei trovato che eri convinto di aver vinto, invece mannaggia? No, come dici Sempre. te, è vero, posso confermarvi che è vero che un velocista sa sempre se ha vinto o se ha perso, nel senso che se non lo sa è perché proprio la differenza deve essere un tubolare, altrimenti il velocista anche i 10 centimetri li vede se è davanti o no sulla linea d'arrivo. Quindi Certo. sono poche le volte che
Direi che il velocista, che i due passano la riga e dicono siamo vinto, siamo perso. Per me è successo lo scorso anno la tappa persa al Tour da Van Aert, dove era una tappa dopo i ventagli, 25 corridori in volata, lui ha anticipato, io l'ho affiancato, passato, pensando ormai che fosse fatta praticamente, lui ha avuto la forza, sì, lui ha avuto la forza di rinvenire sulla linea proprio, però eravamo vicini vicini, ma mi sono reso conto subito di aver perso, come lui si è reso conto subito di aver vinto. Penso che, sì, ero sorpreso in quella volata proprio per quel fatto che sono pochi velocisti che dopo che li passi tornano. Quindi quello mi aveva sorpreso di lui, non il fatto che fosse Van Aert a battermi, come magari tanti hanno pensato, hanno detto, anzi il mio rispetto per Van Aert, soprattutto dopo una tappa come quella lì, quella al Tour, dove era stata dura per i ventagli, e lui è un atleta comunque veloce, però il fatto era, sono rimasto sorpreso proprio da questa cosa, non sono tanti campioni che una volta che li passi riescono comunque, il 99% dei corridori quando vengono passati a 20 metri dalla linea cedono, e invece lui ha avuto qualcosa ancora nelle gambe per rimettere la ruota davanti. Elia, due consigli per gli amatori, no? Perché ti dico questo perché sì. Gli amatori, se arriva in volata, che fanno? Mani basse sul manubrio, testa bassa e si pedala. Invece se si guarda il vero velocista, è una tua caratteristica che te proprio fai la volata con mani basse sul manubrio, però sempre il dito pronto per una pinzata, no? E la testa sì, bassa, aerodinamica, ma gli occhi sempre che guarda la strada. Come si fa a tenere questa posizione così? Cioè, bisogna prepararla, ti ci devi allenare, perché giustamente aerodinamici e avere tutto sotto controllo non è semplice. Sì, è una cosa su cui ho lavorato un bel po' di anni. È stata una trasformazione che ho fatto al Team Sky, che come sapete tutti loro seguono molto queste cose, quindi ho fatto più allenamenti cambiando la posizione in bici e tutto, per oltre che essere comunque potente, anche essere aerodinamico. Quindi è una cosa su cui ci ho lavorato, e è vero che noi velocisti siamo un po' pazzi, quindi nel finale non è facile avere la testa giù, guardare davanti, guardare dietro, avere la mano sul freno pronta. Io sono uno di quei velocisti che quando capisce veramente che il pericolo potrebbe trasformarsi in caduta, la mano sul freno la metto, perché comunque sono pazzo fino a un certo punto, nel senso che altri velocisti invece quando arrivano a quel momento buttano la bici e sperano che non succeda, però io invece sono un velocista di quel tipo, ecco. No, questo non vuol dire che non mi prendo rischi, anzi, come ho detto, siamo tutti pazzi in quelle situazioni lì perché tutti vogliamo vincere, però quello che ho tratto vantaggio dal treno io negli ultimi anni sicuramente è anche questo, nel senso che ho avuto pochissime situazioni dove ero veramente veramente in pericolo. Senti, il ciclismo è anche storia di fratelli famosi, no? Tu hai in squadra un fratello che quest'anno ha già vinto, tra l'altro. Com'è Attilio? Esatto. Ti chiede informazioni, Attilio... ti dà consigli, arrabbi con lui, come funzionate? No, assolutamente. Abbiamo un rapporto... Attilio è un pacifico, cioè lui è abbastanza uno tranquillone, e sicuramente chiede consigli, ma sa il fatto suo, nel senso che lo scorso anno, quando c'è stata questa occasione, creata da me sicuramente, il fatto di fare lo stagista alla Cofidis, ma era il momento in cui anche lui ha capito che doveva dimostrare qualcosa se voleva diventare un ciclista professionista, quindi quella sua vittoria da stagista ha convinto il team a farlo firmare per due stagioni, e tra l'altro quest'anno, come tu hai detto, lui, abbiamo vinto due gare in Cofidis, una l'ha vinta lui, una l'ha vinta Anthony Perez, e quindi vado orgoglioso sicuramente di lui, e sono felicissimo di correre in squadra. Assolutamente. Perfetto. Rubino, siamo oramai scavallati la mezz'ora, io ti do veramente la possibilità, attenzione, l'ultima domanda, che poi sarà l'ultima di questa puntata, ma chissà se poi non lo ospiteremo nuovamente, Elia Viviani, oramai nella famiglia Nalini, si può dire, che gli si potrebbe domandare? Guarda, prima avevo visto una domanda passare qui nelle richieste dei lettori. Che consigli daresti a chi vuole diventare professionista? Io la modificherei un pochino dicendo: a che età un ragazzo o una ragazza si possono rendere conto che vale la pena fare sul serio, cominciare a fare dei sacrifici? Perché certe volte c'è il dubbio che si tenda a cominciare un po' troppo presto. Tu che ne pensi di questo? Sì. Qual è la giusta? Penso anch'io che un po' tutto
esasperato, ma non è il ciclismo, è un po' l'epoca moderna che è così, anche nel calcio, anche in qualsiasi altro sport. Però la verità, e la verità non ci si sfugge, è che comunque la categoria, che è una categoria anche difficile a livello nazionale da noi in Italia, è la categoria juniores. La categoria juniores è la prima vera e propria selezione, probabilmente, è la categoria comunque dove si comincia a capire di che caratteristiche si ha, dove si cominciano a fare dei chilometraggi comunque importanti, dove si comincia ad avere un confronto internazionale, che questa è la prima cosa che ti dice dove potrai arrivare, nel senso non si è ancora maturati del tutto, però in quel momento si incontrano quelli olandesi, quelli belgi, quelli australiani, americani, che comunque sono della tua età, quindi sarebbero quelli che nella tua generazione i più forti diventeranno i professionisti. E poi molto, secondo me la juniores è quella in cui si capisce dove, cioè, dove si va come caratteristiche a parare, e quella dilettantistica invece è quella che decide veramente se sarà un professionista o no. Quindi non c'è fretta, secondo me, dal livello dilettantistico di dimostrare, perché comunque i 3 anni sono convinto che siano buoni da passare tra gli under 23 per crescere bene e poi passare professionista. È ovvio che il dilettante di adesso, per diventare professionista, praticamente deve essere un professionista. La verità è quella che per guadagnarsi il posto i dilettanti non fanno niente di meno di un professionista. Quindi lì si capisce come funziona il mestiere e bisogna dimostrare, perché comunque quello che a volte a me fa dispiace è che non ci siano tante squadre, non ci siano squadre World Tour in Italia, e quindi non ci sia quella possibilità che invece avevo io nel 2010, quando sono passato con la Liquigas, con la Lampre, che comunque dava spazio ai giovani italiani, almeno una decina ogni 2 anni, 5 di media, 5-6 under 23 migliori d'Italia passavano in queste squadre World Tour direttamente. C'è da dare atto che le squadre professionali in Italia fanno ancora tantissimo questa attività, e quindi c'è da dire un grazie a loro, quindi alla Bardiani, all'Androni, a tutte le squadre che abbiamo in Italia professional, devono, c'è da dire un grazie, perché sono loro poi a lanciare i talenti italiani nel ciclismo che conta. Ecco, quindi non è Certo. facile, ma i consigli che posso dare è sicuramente prendere tappa per tappa, come ho detto, divertirsi fino all'età di allievi, poi da juniores cominciare un po' più a prenderla sul serio, e da dilettante provare a fare il professionista seriamente per quei 2 o 3 anni, per cercare un contratto da professionista, e di non disperare, perché comunque Attilio, per esempio, è stato uno di quelli che è passato da primo anno elite. Quindi non è detto che se si passa gli under 23 non si possa dimostrare. Ecco, quindi Certo. crederci sempre nei sogni, e sicuramente ognuno troverà la sua strada per diventare un professionista, assolutamente. Ecco, ricordiamo un attimo che gli juniores sono 17-18 anni, qua ci chiedevano qual è la vostra età e niente, volevo riportarti un complimento che vedo qua, bella chiacchierata, interessanti spunti, non solo buone gambe, Lia, ma anche tanta testa, questo mi sento di essere... Grazie mille, Vero, vedi grazie mille Rubino? veramente. Rubino, Grazie a voi. Elia veramente si è fermato veramente a quello che è il sogno, no? Il sogno che veramente tutti di noi abbiamo avuto, veramente chiunque ha un sogno. Ecco, io veramente chiedo veramente di coltivarlo, di crederci perché veramente si può realizzare. Assolutamente. E Elia, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, veramente grazie, grazie, A voi. grazie. Grazie, Grazie buon mille, auguroni di pomeriggio. buona Pasqua a tutti. Auguri, buona Pasqua. Grazie, grazie mille a tutti. Ciao. Rubino, giustamente siamo rimasti a te, abbiamo fatto una chiacchierata in quello che è il mondo Nalini, veramente ci ha offerto degli spunti importanti con Elia, ma come abbiamo fatto non siamo andati troppo sul tecnico, ma veramente siamo andati ad assaporare quello che è un campione dove io credo che il primo pregio sia l'umiltà. Te che ne pensi? Sì, e anche la testa, perché Viviani l'abbiamo visto riprendersi anche in momenti difficili. Ecco, parlavamo di Olimpiadi, no? Quando c'era stata quella caduta così che ci eravamo messi tutti le mani nei capelli perché insomma era un momento cruciale, eppure lui non ha mollato, rialzato. Ecco, quello secondo me è un momento veramente difficile che è il bivio tra il corridore forte e il campione. E lì lui ha dimostrato di saper essere un campione. Anche i consigli che ha dato ovviamente sono da campione perché poi li ho trovati molto equilibrati e giustamente anche interessanti.
per il pubblico. Un attimino per chi ti può seguire, il tuo portale. Cycleinside.it, su cycleinside.it, scritto Cycleinside, parliamo di tecnica della bicicletta, spunti anche per chi vuole pedalare, imparare, insomma ci sono tanti argomenti anche di cultura della bicicletta. Quindi grazie anzi a tutti quanti. Perfetto Rubino, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, che io ti faccio tanti auguri. Buona Pasqua a tutti quanti. Allora, signori, ormai popolo della Nalini, siamo arrivati veramente ai saluti. Avete visto oggi che un campione c'è, cioè veramente un mix di tante cose. Oggi la Nalini ci ha fatto assaporare quello che è gli Avidiani e io veramente proprio per questa possibilità che ci ha dato io vorrei ringraziare il patron Claudio e Alessandro Mantovani, che giustamente sono i patron della Nalini, che lo ringraziamo tantissimo. La nostra responsabile commerciale estero, che è Alessandra Agostini, per quell'italiano Paola Forzini e poi la nostra detta stampa Elena Pellegrini, che ha coordinato un attimino tutta questa diretta. Sicché veramente grazie a tutti, grazie per l'interessamento, grazie di averci seguito e tanti, tanti auguri di buona Pasqua.